Bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare per voi gli sfinci trapanesi e li faremo, si avvicina l'Immacolata, quindi li faremo in occasione dell'avvicinarsi di questa festa. Come sapete, in Sicilia per ogni festa c'è un dolce, quindi il periodo natalizio è ricchissimo di dolci e di leccornie. Quindi per fare questo tipo di dolce antico ci serviranno mezzo chilo di farina mista, semola di grano duro e 00, un cubetto di lievito da 25 grammi, una busta di purè di quelle già pronte, perché anticamente veniva usata la patata, però ti rubo un po' di tempo, adesso siamo un po' tutti di fretta, quindi io ho sperimentato di usare questo tipo di prodotto e vengono ugualmente ottime. La vanillina e il lievito per dolci, che andrà a rafforzare, dice, come mai usi il lievito di birra e anche il lievito per dolci. Il lievito per dolci mi va a rafforzare un po' il lievito di birra, dato che l'impasto è molto molle. Poi useremo la buccia grattugiata di un'arancia, all'incirca 11-12 grammi di semi di anice, 2 cucchiaini di sale, il latte, che orientativamente è quello che coglie, diciamo, l'impasto, quindi io ne ho preparati 250 grammi che poi andrò a riscaldare, però se durante la lavorazione dell'impasto me ne occorrerà dell'altro, ne riscalderò ancora, e poi un'arancia spremuta. Adesso iniziamo con la lavorazione dell'impasto, che è un impasto molto laborioso da fare e ci vuole molta forza, molto olio di gomito, quindi andiamo subito a prepararci. Allora, abbiamo messo la nostra farina nel contenitore, un bel contenitore largo, perché poi andremo a sbattere con le mani questo impasto che è un po' molliccio. Quindi andiamo a condire la nostra farina con i semi di anice, e li amalgamiamo dentro, la buccia dell'arancia. Come vedete, i nostri dolci siciliani, l'arancia è sempre presente e sono sempre molto aromatici i nostri dolcetti siciliani. Quindi, dopo che abbiamo un po' aromatizzato la farina, mettiamo anche la nostra vanillina. Che andrà a profumare l'impasto durante la frittura, perché questi sfinci giustamente andranno fritti una volta che hanno raggiunto la loro lievitazione. Andiamo a mettere il nostro lievito in polvere per dolci, e anche questo lo inglobiamo bene nella farina. Poi ho riscaldato il latte e ho sciolto il lievito di birra, il cubetto, con un po' di latte riscaldato e un cucchiaino di zucchero, e lo vado a mettere qua dentro. Ecco qui. Puliamo per bene la ciotola. Ok. Adesso andiamo a mescolare il tutto. Iniziamo col mettere il nostro succo d'arancia. E le nostre e il nostro purè.
andiamo ad amalgamare il tutto. E adesso incominciamo ad impastare, il sale va messo alla fine. Cominciamo ad impastare con il nostro latte. Poi, come vi ho detto sempre, la farina comanderà su quanto latte mettere, perché l'umidità della farina ci indicherà, diciamo, il quantitativo giusto di latte da inserire. Io per ora ne ho riscaldati solo 250 grammi, ma sicuramente ne devo mettere ancora. Allora, ho riscaldato altri 250 ml di latte, quindi li vado a mettere e aggiungo il sale. E lavoriamo. Quindi all'inizio sarà un impasto duro, ma lo dovremo ammorbidire con il latte. Mi verrà una sorta di pastella, che però prenderemo con le mani e a cui faremo il buco al centro, molto ciambella. Ecco che la lavorazione degli sfinci prosegue. Ho dovuto riscaldare altri 250 grammi di latte, quindi in totale finora ho riscaldato 750 grammi di latte, anche se non so se andrò a metterlo tutto, dipende dall'impasto. Ecco che proseguiamo con la nostra lavorazione degli sfinci. Devono sbattere in questa maniera in modo tale che l'impasto inglobi aria. Quando verranno, si dice in gergo così siciliano, avranno una bella faccia, nel senso che l'impasto diventerà bello liscio e farà le bolle d'aria, allora sarà pronto per essere messo a lievitare. Quindi non metterò più latte. Guardate quanto latte è rimasto circa 100 grammi di latte. Quindi ho usato 650 grammi di latte per la mia farina. Ecco, questa è la lavorazione bisogna fare per ottenere degli sfinci belli bollosi all'interno. Per questo vi dicevo che ci vuole olio di gomito. Ci vediamo dopo quando avrò finito. Ecco che abbiamo finito di impastare i nostri sfinci. Vedete, qua si è formata una bella bolla d'aria. Qui, quindi vuol dire che l'impasto ha inglobato abbastanza aria, per cui adesso può andare in lievitazione. Adesso lo copriamo con la pellicola e lo facciamo raddoppiare. Ed ecco qui le nostre sfince. Guardate quanto hanno lievitato, sono passate 2 ore. Adesso li andremo a friggere. Ho messo già l'olio sopra. Appena l'olio sarà caldo inizieremo a friggere. Allora, il nostro olio ha raggiunto la temperatura, quindi mi sono preparata una scodellina con l'olio per bagnarmi le mani per poter fare le ciambelline da buttare poi nell'olio bollente, e una volta che sono cotte verranno messe prima qua a gocciolare l'olio, diciamo in eccesso, e poi verranno passate nello zucchero con la cannella. Quindi faremo questi passaggi adesso. Allora, mi bagno le dita
come vedete, così la pasta, perché è molto molle, così la pasta non vi si appiccica alle mani. Poi prendo un pezzo di impasto, lo arrotondo così e inizio a fare il buco al centro, così, e lo metto dentro. Adesso appena sale a galla, si stacca direttamente dal fondo e sale a galla. Perlomeno dovrebbe salire, vediamo se... Eccolo qui, è salito. Adesso continuiamo a fare gli altri. Ecco qui, li giriamo. Il buco e voilà. Ecco qui. Allora li giriamo, vediamo se devono venire belli dorati. Vedete che belle ciambelle? Belle ciambelline. Ci sono persone che li fanno anche con una mano sola il buco, lo fanno, ma io non riesco, quindi mi hanno insegnato mia nonna, mia mamma mi ha insegnato di farli così con due mani, quindi li faccio per come me li hanno insegnati. Quindi aspettiamo che si dorino. Allora, le nostre sfinci si sono colorate, vedete? E adesso le andremo a togliere dall'olio, piano piano, uno alla volta. Li mettiamo qui, così l'olio in eccesso verrà assorbito dalla carta assorbente. E mentre sono belle calde calde, le passiamo nello zucchero. Ecco qui, zucchero e cannella. Ecco qui, e li mettiamo qui. Se li fate, vedrete che bontà, eh? Sono una squisitezza. Ecco qui, adesso procediamo col farle tutte e ci vediamo dopo. Ed ecco qui le nostre sfince trapanesi, abbiamo finito di friggerle tutte, le abbiamo passate tutte nello zucchero e la cannella e guardate qua che bontà, questo è il profumo del Natale di quando ero bambina, proprio i dolci tipici del Natale insieme ai Buccellati. Questi qua sono quelli che mi ricordano la mia infanzia. Adesso andremo all'assaggio e vedremo. E allora andiamo ad assaggiare le nostre sfince trapanesi. Vediamo come sono venute, ragazzi. Prendo questa, che bella succulenta. Che bontà, ragazzi, e che profumo, il profumo dell'anice, cioè dell'arancia, troppo buone, buonissime, buonissime,
faccio vedere anche come è venuto all'interno. Guardate. Guardate qui. Com'è morbida. Guardate. Guardate che bell'impasto. È davvero ottima. Quindi vi invito a fare le sfince trapanesi, che in questo periodo iniziano a fare nella città di Trapani. Troverete mercatini, bancarelle dove fanno queste specialità, che si rappresentano il profumo del Natale soprattutto in quel lato della Sicilia. Qui a Messina questo tipo di sfincia non è prevista, qui fanno un altro tipo di sfincia con una pastella molto più liquida che va messa cucchiaiata nell'olio e comunque non così aromatizzata. Quindi vi invito a farle, vi invito a commentarle e se vi è piaciuta la ricetta a lasciare i vostri like. Se ancora non vi siete iscritti al canale vi consiglio di farlo, così non vi perdete le ricette che usciranno anche in seguito, e a cliccare sulla campanella così vi arriveranno le notifiche ogni volta che uscirà una nuova ricetta. Quindi con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti!